Guardi, non so niente, è una sorpresa. Thank you.
dire ma... La prima l'ho già detta, ma la ripeto volentieri. Il chiostro di questa abbazia è sempre stato un chiostro incompiuto, perché sapete che i chiostri di solito hanno quattro lati, questo invece ne ha sempre avuti due, e si completa questo chiostro con le case del quartiere, e dice la natura, la vocazione di questa comunità, che è quella di essere aperta, per cui oggi è un modo per essere aperti e per accogliere delle persone che ci ricordano, con un po' il fiatone, happy people, che bisogna essere persone liete. La seconda cosa bella è che questa comunità nasce da un'intuizione, adesso senza voler fare quello figo dell'intellettuale, però qui c'era una comunità di persone, di preti, che si rifacevano a Sant'Agostino. Tutti conosciamo la regola di San Benedetto, che è quella bella seria. Sant'Agostino ha una regola molto più corta, molto più semplice, che dice che uno quello che deve essere perché è contento, perché se no non c'è vita. Ecco, l'augurio che faccio a tutti, sia tramite la musica, tramite l'uso dell'intelligenza che rende contenti, perché questo mondo è triste perché usa poco l'intelligenza, e una relazione bella tra di noi è che sappiamo essere delle persone contente contagiando i luoghi dove siamo. Fine della presentazione. Grazie. Anche Daniele ha una voce bella sullante, ascoltiamo. Io dirò delle cose meno intelligenti di Don Enrico, però sono una vecchia conoscenza di questa parrocchia, visto che dall'età di 7 anni la frequento. Quello che vedete là era il cinema Casoretto, chiuso nel 97. 2 anni fa ci è venuta l'idea, ma proviamo a pensare se sarà possibile riaprirlo, E ci stiamo pensando, sala che è sempre stata una sala di quartiere potrà ridiventare un luogo di incontro e di cultura. Intanto però abbiamo pensato che potesse essere utile sia per lanciare l'idea, sia per intrattenere un po' la gente, fondare un cinecircolo che, come dire, potesse accompagnare questo progetto e incominciare a fare qualcosa. Sono 3 anni che a settembre ospitiamo in questo chiostro una manifestazione che si chiama Cine Chiostro. Forse qualcuno di voi sarà anche venuto e avrà partecipato. Sono 4 sere di cinema all'aperto, in un contesto bellissimo. Abbiamo sempre avuto molta gente. E bel tempo. Il bel tempo. E il bel tempo, quello ci ha sempre accompagnato. E zanzare no. Con questa manifestazione vogliamo dire che ci stiamo pensando e che stiamo facendo tutti gli sforzi possibili perché questo diventi anche un luogo di cultura e non solo di preghiera. Grazie, grazie. Daniele. Adesso ecco, brava. Au!
siamo. We'll be right back.